giusto per fare il recap della situazione, cosa ne penso della questa collection? Cosa ne penso della Super Mario 3D All Stars? È un po' deludente, onestamente, come collection. Il primo che ho provato è stato Super Mario Galaxy. Cioè, Mario Galaxy e Mario Gravity qua. Dicono che Sunshine è uno dei più brutti, ma questo qua non ha avuto una bella prima impressione da parte mia. A parte la grafica e l'ambientazione. Dio, che complicazione sti testi qua, madonna. È Super Mario, è una novella, madonna. Cazzo, c'è l'esposizione di Call of Duty in questo gioco. Chi se ne frega, fammi giocare. Non so se sono io che non conosco i controlli della versione Wii, ma mi sembrava abbastanza confusionario come schema di controlli. C'è il puntatore della Wii in mezzo allo schermo mentre stai usando il controller, col gyroscope in mezzo. Quindi c'è sto puntatore che svirgola in mezzo mentre stai cercando di girare Mario. Ma mi sembra orribile. Sì. Ma c'è anche Mario. Anche Mario è lì che dice: che cazzo di gioco sono? Sì, salva, salva. Guarda, come si fa? Salva. Dio, che merda, madonna. Mario 64 non è brutto come porting. Non è neanche un porting, è tutta emulazione questa qua praticamente. Il frame rate è orribile. Voi non lo vedete perché è sincronizzato con la live a 60 Hz, ma io lo vedo a 30 ed è... Non è male, però ci sono modi migliori di giocare Mario 64. Se tiro su un emulatore con Project 64, l'unica cosa è la UI sgrana un po'. Infatti l'hanno sistemata questa. L'anti-aliasing sui vari modelli dei personaggi è notevole in Mario 64. L'anti-aliasing c'è, i personaggi sono ben definiti. L'unica cosa grossa è il 4/3, che è abbastanza brutto. Ed essendo tutte versioni emulate, potevano fare la santa cortesia di metterlo in 16 noni quel gioco qua. Collection un po' deludente, almeno fino adesso è deludente. Quello più sottovalutato di tutti, Super Mario Sunshine, è il migliore dei tre. Perché se mi hanno toppato questo... Io ho provato a emularlo sul GameCube e girava male, non mi girava benissimo. Non l'avevo configurato bene io. Graficamente è eccellente, secondo me. L'unica vera pecca di Mario Sunshine sono i 30 frame al secondo che si sentono mentre giochi. Adesso non mi ricordo se la versione GameCube fosse 60 frame al secondo, perché l'ho giocato tantissimo tempo fa. Però i 30 frame al secondo su un gioco del genere si sentono. Se fosse 60 sarebbe spettacolare. Solo questo porting qua varrebbe la collection. In generale non è orribile come collection, però sicuramente potevano fare un lavoro migliore. Non l'hanno fatto, infatti i porting sono un po' così. La cosa che si sente di più di Mario 64 è il fatto che non è widescreen. La cosa che si vede in Galaxy sono i quel cazzo di controller lì col gyroscope che dà fastidio, onestamente. È giocabile, però non lo so se il gioco fosse così. Vedi, è abbastanza meccanico come cosa, non è proprio immediato. Questo è quello che è più fatto meglio di tutti, diciamo. Però il problema è i 30 frame al secondo e magari è un po' difficoltoso lo schema. Cioè, ecco, su tutti e tre lo schema dei comandi, hanno cambiato i tasti praticamente per adattarli alla Switch. Mi sto giocando sulla Switch col Pro Controller. Onestamente anche Mario 64, che sono abituato, sono un po' perplesso sui comandi. Capire i tasti, soprattutto Galaxy non parliamo, Galaxy è peggiore. Perché non punta di là? Sto... C'è... Però in generale su tutti e tre ho notato che i comandi sono cambiati o diversi, o c'è da rimparare i tasti anche su giochi che magari ho giocato spesso, come Mario 64. Non è bellissimo il controllo del getto. Quindi in generale, secondo me, potevano fare un lavoro migliore. Mario 64 ci sono modi migliori per giocarlo, però ci sta dentro. Galaxy sono rimasto un po' perplesso per il problema del Wiimote, del gyroscope. Mario Sunshine è il migliore, è ottimo, se non fosse per peccato per i 30 frame al secondo. Però proverò con l'emulatore a vedere su Sunshine come gira, vedere se si riesce a emulare la stessa cosa ma con un frame rate maggiore. Poi in generale potevano fare un lavoro migliore. Non so soldi buttati, se siete fan di Mario ne vale la pena, però tenete conto che c'è
tipo Galaxy dovete tirarvi fuori la Wii, io non ce l'ho mai avuta la Wii, quindi non mi conviene. Oppure installare l'emulatore con tutte le palle che vi ho detto prima, di mettere la sensor bar, a configurare Wiimote e tutte queste cose qua. Ma nel 64 è facile, perché basta avere un emulatore, un PC qualunque, wow, anche un qualunque PC, basta collegarlo e funziona Sunshine pure. Però non sono mai riuscito a farlo girare decentemente, e graficamente è bella quella versione qua. È tutta emulazione questa, non è stato un vero port, è stato fatto da una divisione europea di Nintendo, se non sbaglio. No, Nintendo tende a fare le cose bene, è strano che Mario lo trattino così, capito? Nintendo non è fare le cose con superficialità, soprattutto su Mario, che è il loro IP principale. Insomma, mi avete detto tutti che è bello, però lo schema dei controlli di Galaxy su Switch mi ha confuso, non riuscivo a capire che cazzo sta succedendo. Il gyroscope da una parte per i menu, per selezionare i menu, dall'altra che devi guidare Mario, la telecamera che non gira, non c'è. Cioè, sto puntando sto ciccione di merda, perché non me lo punti? Mario Sack in Space. Va bene, il dubbio forte fa più schifo. Lo sapevo, dicevo. Era giusto per dare due parole di riepilogo sulla Super Mario 3D All Stars, giusto per chiudere. Fuck this game! Fuck this piece of shit! Fuck this piece of shit! Fuck you, Nintendo! Fuck you, Nintendo! You suck! You don't know what the fuck you're doing anymore, you dumb fox! Magari adesso dobbiamo fare ancora qualche livello. Ci devo abituare un attimo. Oddio mio, che brutta immagine! Che brutta immagine di Mario! Ho ordinato Mario 3D All Stars fisico, non mi è ancora arrivato. Però io cosa ho fatto? Siccome so che è un'edizione limitata, l'ho comprato in digitale, quindi ho speso doppio. E per fortuna l'ho comprato in digitale, perché adesso ce l'ho, volendo, stasera lo giochiamo, adesso lo giochiamo. Però se non lo compravo, a quest'ora non c'era sul canale. Per fortuna che lo spaghetto spende i soldi. Figa.